cosa, a mettere a posto questa situazione, noi abbiamo fatto un ricorso al commissario della legge, che dalla legge sullo stato civile è previsto come la figura che tutela la correttezza e la regolarità delle liste elettorali. Abbiamo fatto questo ricorso al commissario dicendo che una recente legge del Parlamento aveva riammesso alla votazione un certo numero di giovani che erano esclusi fino allora per determinate situazioni. Essendo stati riammessi, avevano diritto di essere iscritti a liste elettorali secondo una regola abbastanza facile da comprendere, dato che non c'era scadenza. La legge che riammetteva questi giovani al voto entrava in vigore dopo 5 giorni, quindi dopo 5 giorni questi giovani avrebbero dovuto essere inseriti nelle liste elettorali. Noi abbiamo fatto il ricorso perché non erano stati iscritti. Il commissario della legge ha risposto abbastanza sollecitamente, negando questo diritto e dicendo che quella istanza, quella richiesta, è importante tenere presente delle motivazioni e dei termini, che quella richiesta era inammissibile. Cioè negare in sostanza che nell'ordinamento sabaudite ci fosse la possibilità di fare un ricorso di quel genere. Perché la negava? La negava perché la legge sullo Stato civile dice che le liste elettorali si aggiornano una volta all'anno entro il 31 gennaio. L'ufficio elettorale pubblica entro il 31 gennaio la lista, i cittadini entro un mese, entro il febbraio successivo, possono fare ricorso se le liste non sono poste. Scaduto questo termine si va all'anno successivo. Non è più ammesso, dice il commissario della legge, non è più ammesso altro tipo di ricorso. Noi non ci siamo fondati su questa norma. Non abbiamo fatto ricorso invocando questa norma, abbiamo invocata come possibilità che dà a tutti i cittadini in linea generale di fare ricorso, ma non ci siamo agganciati a quella norma lì, ci siamo agganciati ad un'altra norma che non è nella legge elettorale, e poi ci sarà anche la spiegazione perché non è nella legge elettorale. Perché la norma che le liste elettorali devono essere sempre aggiornate è una norma di principio, perché una volta che la legge costituzionale riconosce il diritto di votare ai cittadini, va da sé che l'ufficio si deve mettere in ordine. Il giudice ha detto che non è così, perché dice che un diritto, anche se riconosciuto costituzionalmente, ha bisogno di una legge che lo regoli, che lo metta a posto per essere esercitato. È un discorso di un'assoluta legittimità, perché voi pensate per esempio al diritto di sciopero, sia in Italia che a San Marino, la dichiarazione dei diritti a San Marino, la Carta Costituzionale in Italia ammettono e riconoscono il diritto di sciopero, non è stata fatta mai nessuna legge che disciplini il diritto di sciopero, perché i sindacati lo vogliono in un modo, i padroni lo vogliono in un altro, cioè non è stata mai fatta. Però il diritto di sciopero c'è. Non c'è nessuno che si sogna di negare il diritto di sciopero perché non c'è la legge che la regola. E così per il diritto di voto. Il diritto di voto è sancito nella dichiarazione dei diritti, dice che deve essere universale, nel senso che devono votare tutti coloro che sono nelle condizioni di poterlo fare,
devono essere messi tutti. Noi ci siamo agganciati a una norma che dice i casi eccezionali, la Commissione può aggiornare la lista elettorale. Casi eccezionali non li specifica, ma chiaramente sono i casi nei quali per un sviluppo della legislazione eccetera vengono aggiunti dei nuovi elettori. Faccio l'esempio, il nostro Stato ha fatto una legge sulle naturalizzazioni, cioè chi aveva un certo anno, un numero di anni di residenza veniva riconosciuta la cittadinanza e quindi il voto. Oppure casi nei quali si viene abbassato il limite d'età, sono casi nei quali vengono immessi un certo numero di persone che hanno quegli anni che la nuova legge prevede. Quindi questi casi eccezionali si possono prevedere. Il giudice ha superato questa disposizione dicendo: quelle sono leggi speciali, che si riferiscono alle situazioni previste da quella legge. Erano due leggi che prevedevano dei cambiamenti. Una prevedeva l'iscrizione degli elettori nei seggi esteri. Non so se vi ricordate, molti di voi ricorderanno, quando i residenti all'estero votavano. La legge naturalmente doveva prevedere che le liste elettorali fossero cambiate, nel senso che varie persone sparse nei seggi della Repubblica fossero immessi nei seggi elettorali. E lì prevedeva che ci fosse questo aggiornamento in qualsiasi momento avvenuto. Non si tratta, e questo è il punto, di nuovi elettori. Erano elettori vecchi che c'erano prima, che venivano spostati nei vari seggi destinati agli esteri. La legge successiva fu quella che invece ripristinò un'altra situazione, disse: i residenti all'estero votano solo nei seggi di città, borgo e serravalle, mi pare, e gli altri seggi li scartava, perché c'è. Anche quella è la stessa situazione identica alla prima, cioè erano elettori già iscritti nelle liste che venivano spostati in altri seggi. E quello era un rifacimento, diceva una sistemazione, dice il giudice, che era prevista dalla norma. Nessun'altra norma nell'ordinamento sammarinese prevede l'aggiornamento delle liste di fronte a questi nuovi elettori. Quindi la sentenza prevista dalla legge come inoppugnabile, cioè la sentenza su un ricorso di questo tipo non si poteva sottoporre ad appello. In realtà il nostro ordinamento prevede che di fronte a violazioni gravi di principi dell'ordinamento si possa fare un ricorso così chiamato per nullità di fronte alla Corte dei Garanti, che è questa specie di Corte Costituzionale che controlla tutti gli aspetti di principio, no? Legati a qualche normativa dell'ordinamento che non rispetta i principi, che violi si allontani dai principi costituzionali. È consentito questo ricorso. Allora noi abbiamo fatto questo ricorso di carattere straordinario, però a questo punto è successo un fatto, nel senso che il tempo era passato, le elezioni si erano fatte e le cose erano andate come voi tutte sapete. Noi abbiamo fatto il nostro ricorso motivando un interesse sul fatto che le elezioni potevano essere state in qualche modo, se non in maniera fondamentale, in maniera pesante, perlomeno erano circa 800 voti che erano venuti a mancare. La differenza fra un raggruppamento e l'altro era superiore agli 800 voti, quindi non avremmo avuto delle differenze sostanziali.